Elettrico agosto 2023 c'è solo Tesla. I due migliori modelli di Elon Musk. 3 e Y. Da soli portano il 50% delle vendite totali a casa. Pari a 4.081 unità. Electric agosto 2023 modello 3 model modello Y caldo agosto per il mercato automobilistico in Italia 79.756 nuove registrazioni con un aumento del 12% rispetto all'agosto 2022. Il saldo finale dei primi 8 mesi del 2023 sale quindi a 1.040.560 venduti. 20,3% rispetto agli 865.084 del periodo 2022. Alcuni segni di risveglio provengono dall'elettricità, con una quota di mercato del 5,0%. Per una volta migliore degli ibridi plug-in si fermarono al 4,1%. Ma vediamo la classifica dei modelli migliori, la sensazione che solo i negozi Tesla abbiano funzionato. Tutti gli altri chiusi per le vacanze. Il terzo posto è Renault Megane, ma con solo 172 pezzi, seguiti da 500 e Smart Fortwo. Il 500 e continua a soffrire il drop 2023, tocca il 30 e se guardi la classifica dei primi 8 mesi dell'anno, la musica non cambia, con il modello Y e il modello 3 per dominare. Come continua a subire la 500e, che ha a lungo dominato l'italiano mercato. Nei primi 8 mesi dell'anno, sono stati venduti 3.337 pezzi della piccola Fiat, contro i 4.718 dello stesso periodo del 2022. Con un calo vicino al 30, Olivier François ha spiegato: quest'anno lottiamo un po'. Perché il segmento dei piccoli italiani ha rallentato, anche se siamo sempre terzi o quartieri nella classifica. Sfortunatamente da elettrici in Italia vendiamo pochissimi e quindi anche i 500 sofferimenti. Ma è chiaro che, in un mercato sempre più affollato e competitivo, il cinquino accusa un problema di prezzo, parte da 29.950 per il modello base, che ha solo 190 km di autonomia.